pomeriggio 5, Emanuela Tittocchia furiosa per colpa di Fabio Testi. Pomeriggio 5, Emanuela Tittocchia furiosa, cosa è successo con l'ex fidanzato Fabio Testi? Continua a tenere banco la diatriba tra gli ex fidanzati Emanuela Tittocchia e Fabio Testi. L'attrice di Centovetrina è ormai stanca della faccenda, tanto che è letteralmente sbottata a Pomeriggio 5, dove è stata di nuovo ospite per parlare della vicenda. Davanti ad un'incredula Barbara D'Urso, la Tittocchia ha alzato la voce per esprimere il proprio disappunto. Non solo, la Tittocchia ha chiaramente mostrato di essere molto arrabbiata con il collega, che l'ha definita solo una bugiarda. Ma cosa è successo tra i due? Emanuela ha rivelato in un'intervista di essere rimasta incinta qualche anno fa di Testi. La Tittocchia ha spiegato di non aver mai confidato al fidanzato di allora di essere in dolce attesa e neppure di aver perso il bambino qualche settimana dopo a causa dello stress e della vita frenetica. Emanuela Tittocchia ha perso un figlio che aspettava da Fabio Testi. Ho prenotato una visita dal mio ginecologo e ho scoperto di aspettare un figlio. All'inizio l'emozione è stata grandissima, ero felice, ma anche molto preoccupata. Non l'ho detto a nessuno per scaramanzia, neanche a Fabio, avevo sentito dire che è meglio dirlo dopo i primi 3 mesi di gestazione, quelli più rischiosi, ha raccontato Emanuela a Novella 2000. Era presto. Volevo sentirmi sicura della gravidanza e di me. Forse non mi fidavo totalmente di lui. Eravamo veramente all'inizio della nostra relazione, ha spiegato l'interprete di Carmen Rigoni in Centovetrine. Purtroppo dopo qualche settimana ho perso il bambino. Mi sono colpevolizzata per questo, ho anche pensato che fosse successo per i miei blocchi o perché inconsciamente lo rifiutavo, ma poi ho saputo che succede a molte donne, ha aggiunto la Tittocchia. Fabio Testi non crede all'ex fidanzata Emanuela. La confessione di Emanuela, avvenuta a mezzo stampa dopo anni dalla fine della storia con Testi, ha lasciato sbigottito Fabio. Che tra l'altro in questi giorni sta per sposare per la seconda volta la moglie Antonella. L'attore ha definito l'ex fidanzata una bugiarda. Affermazioni che hanno mandato su tutte le furie la Tittocchia, che ci ha tenuto a ribadire di essere stufa delle dichiarazioni di Fabio Testi. Non ho detto una cosa offensiva nei suoi confronti, ho detto solo la verità. Sono stanca di sentire le sue bugie sul mio conto, ha fatto sapere a Pomeriggio 5 la Tittocchia, alquanto alterata per quanto accaduto.